posizione. Con i tagli conosci con le dovute cautele. Tutto ciò che non ti rende libera, ribellati contro tutto ciò che non ti incatena. Frida Kahlo. Buonasera a tutti, siamo qua per questa rapidissima cerimonia resa ancora più rapida dalle incerte condizioni meteorologiche che ci invitano a raggiungere al più presto possibile la sala consiliare, dove terremo la presentazione di un libro vertente proprio su questo argomento. Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una giornata che ha assunto mano a mano un'importanza sempre crescente, perché purtroppo il fenomeno, come testimoniato dalla presenza e anche dai numeri forniti dalle forze dell'ordine, di questo fenomeno registra numeri allarmanti. Questi numeri invitano a tenere alta la guardia, perché fino a pochi anni fa eravamo portati a pensare che un determinato tipo di violenza fosse appartenente ad altre epoche. Invece purtroppo c'è, molto spesso viene consumato all'interno delle mura domestiche, molto spesso si tratta di violenze agli occhi dei più invisibili. A maggior ragione bisogna tenere alta la guardia e a maggior ragione è opportuna la presenza di questo numero, il 1522, che è il numero antiviolenza. Io voglio ringraziare innanzitutto tutte le forze dell'ordine che sono intervenute, l'arma dei carabinieri, la polizia di Stato, il corpo dei vigili urbani, le associazioni che hanno proposto e collaborato a questa iniziativa, tutta la nostra maggioranza, tutta la componente femminile, ma non solo, del Consiglio Comunale e della nostra Giunta. La violenza ovviamente non è soltanto quella perpetrata ai danni delle donne, ma bisogna perseguire ogni forma di violenza in ogni sede, con ogni strumento. Oggi però il nostro pensiero va a tutte le vittime di femminicidio, tutte le famiglie delle vittime di femminicidio, tutti coloro che hanno registrato un danno in cagione di determinati episodi. Siamo qui affinché la nostra terra, la nostra città, la nostra penisola mai abbia a registrare fenomeni del genere, a meno che non siano contrastati con tutte le nostre energie. È quello che ci impegniamo a fare, non solo oggi, che è una giornata simbolica, ma 365 giorni all'anno. Grazie. Se facciamo una foto, mi piacerebbe avere anche le forze dell'ordine con noi, le nostre donne, tutti quanti in gruppo, con un po' di distanziamento, ma non troppo. Indossando le mascherine, siamo all'aperto, ne possiamo fare a meno. Anche soprattutto queste belle signore con il cappotto rosso. Sì, dove volete. E i servizi sociali, prego. Vai, io mi sento. Si può pure sedere, sì. Sì, qualcuno si siede, sì. Non fa niente che è bagnato, si asciuga. Ma perché c'è sempre il posto migliore? Tu sentissi a me. Devi stare a pensare a me. A posto? Ti puoi scattare una foto anche con questa, per favore?